siamo qui questa sera per festeggiare questo evento così importante della 13ª Sagra della Pace, che segna la conclusione del cammino educativo del nostro centro, con i nostri bambini, con i nostri educatori, con tutte le mamme del nostro centro, i loro genitori, i loro parenti, tutti coloro che vivono da vicino come comunità educativa da vicino questo percorso così importante. È un momento di festa, un momento di gioia, un momento di fraternità, di allegria, di condivisione. E su un obiettivo centrale che abbiamo dato come tema quest'anno al nostro progetto educativo è quello di puntare l'attenzione alle cose vere, autentiche, al cuore, attraverso la storia del piccolo principe. Molte volte siamo distratti da tante cose, siamo presi da tante cose che ci portano lontani dall'essenzialità. L'essenzialità è proprio l'amore, il rispetto, la fraternità, l'umanità, l'amore che ci deve legare nei nostri rapporti umani, nei nostri rapporti di fraternità, nei nostri rapporti tra genitori e figli, tra figli e genitori, nella nostra famiglia. E quest'anno ai nostri bambini abbiamo voluto dare proprio questo obiettivo da seguire, e quindi tutti gli eventi, tutti i vari percorsi, tutte le iniziative, tutti i laboratori sono stati centrati su questo valore, il valore importante, quello dell'amore. In questi giorni i bambini sono impegnati nel progetto del campo estivo. Abbiamo fatto fino adesso diversi laboratori, diverse uscite culturali, uscite balneari, e dal mese di luglio faremo 10 giorni presso la colonia Il Lido del Carabiniere a Licola. E abbiamo scelto anche questo sito proprio oltre perché è un sito organizzato per l'accoglienza, che offre tante opportunità, però anche nei bambini infondere anche questo valore della legalità, a cui formare proprio questa coscienza della legalità, del rispetto delle leggi, ma soprattutto nel rispetto dell'altro. La legalità nasce proprio da un valore di giustizia, un valore del rispetto per l'altro che va coltivato nel cuore, e anche da piccoli è importante infondere nei loro cuori questo valore così importante nella loro crescita umana. Quest'anno siamo giunti alla 13ª edizione della Sagra sulla Pace. Il nostro filo conduttore è stata la storia del piccolo principe, una storia dove vi sono dei sentimenti che racconta dell'amicizia, dell'amore, il senso della vita, e abbiamo voluto ripercorrere e vivere questi sentimenti anche durante le nostre attività estive, che si concludono oggi qui nel nostro centro polifunzionale con la Sagra della Pace. Adesso inizierà la colonia marina, sempre al Lido del Carabiniere, dove inizierà il 3 luglio, lunedì 3 luglio, e terminerà il 14 luglio. Sebbene il Comune ci abbia concesso soltanto fino al 7 luglio la colonia marina, l'Opera Don Guanella ha dato l'opportunità ai bambini del territorio di Scampia, Secondigliano, Piscino, Lamiano di proseguire la colonia marina per altri 5 giorni, e cioè fino al 14 luglio, grazie proprio appunto all'Opera Don Guanella e al nostro direttore Don Enzo Buggianobile.